gli organizzatori di questa giornata magnifica per averci invitati, perché credo che c'è davvero una situazione da unione, tra virgolette, laica delle forze, nel senso che davvero dai nostri rispettivi percorsi ci ritroviamo su questo palco uniti da un'idea, da una passione, da un obiettivo, e l'obiettivo è quello, un po' come dice anche proprio il nome di Parole Liberate Oltre il Muro del Carcere, di cercare di abbattere per quanto possibile, il più possibile, il muro che c'è tra quella che si vuole essere la società, tra virgolette, civile, e tutto il resto, come se tutto il resto invece fosse magari incivile. E quindi si cerca di far finta o proprio di instillare nell'opinione pubblica il senso, la convinzione che il carcere non sia tanto un luogo di condannati, ma un luogo di dannati. Cioè l'operazione è che proprio non ci sono i condannati, ma ci sono i dannati, e quindi si fa finta che il carcere non esista, che non faccia parte della società. E invece, senza nessuna tentazione buonista, piagnona o cose di questo tipo, il carcere fa parte della società. Io credo che, per esempio, nel percorso di formazione di ciascuno, per esempio, le scolaresche dovrebbero passare una giornata in carcere con i detenuti per imparare a non considerare i condannati dannati, perché è giusto che chi sbaglia paghi, ma è ancora più giusto che chi ha sbagliato e sta pagando lo possa fare nel rispetto dei suoi diritti umani. E che quindi il carcere non sia un parcheggio dove magari entri per una serie di eventi che ti capitano nella vita, poi per carità esistono anche persone tra virgolette bastardissime, ma non è quello il punto, è che in realtà magari nella vita può capitare che pertanto così finisci lì. E allora è giusto che ci sia grande attenzione, grande rispetto, grande comprensione, e con Parole Liberate abbiamo provato a creare un ponte nel nostro piccolo, e devo dire facciamo cose poi molto simili, magari con strumenti diversi ma con lo stesso spirito, e non è un caso credo che ci siamo trovati qui noi, voi, Virginio, e saliamo su questo palco e partecipiamo a una giornata come questa, e non c'è più il noi e il voi, ma c'è il noi e basta. Noi brevissimamente con Parole Liberate ci siamo inventati una formula un po' strana, un po' ardita forse, perché non era mai stata provata, e cioè abbiamo chiesto alle persone detenute non semplicemente di... Si avvisa il gentile pubblico che la manifestazione chiuderà tra 20 minuti. Ok, parte. Vi aprirà una mattina alle 9. Questo è... Avete appena assistito all'equivalente della nuvoletta di Fantozzi sotto forma di comunicazione della direzione. Dicevo, riprendo il filo da qualche parte, sì, abbiamo chiesto ai detenuti non semplicemente di comporre delle poesie, ma di comporre delle liriche il più possibili musicabili, e Parole Liberate funziona così: la lirica che si classifica al primo posto viene affidata a un big della musica italiana perché la trasformi in una canzone musicandola e interpretandola. Questo perché? Perché pensiamo, siamo convinti che dalla combinazione tra musica e parole, e quindi attraverso questo straordinario questa straordinaria forma d'arte, strumento di comunicazione, si possa raggiungere attraverso le radio, attraverso le televisioni, i chiunque che tutti noi siamo, e quindi far capire alle persone che diverso, che la diversità che si affibbia anche al carcere non deve essere qualcosa che spaventa e che allontana, e che ci vuole rispetto, unità, condivisione, comprensione da tutte e due le parti. Una parola ancora voglio dire, e quindi poi nascono queste cose incredibili per cui da tre persone un'idea si arriva a Sanremo, e voglio ringraziare ancora Carlo Conti. Noi non eravamo assolutamente nessuno se non la forza della nostra iniziativa, non avevamo sponsor, non avevamo padrini politici, non avevamo spinte di nessun tipo,
e credo che l'anno scorso sia stato veramente grande quello che lui ha fatto, cioè portare un tema come quello del carcere al Festival di Sanremo. Sono stato troppo lungo, l'ultima parola, davvero, but not least, la voglio dire su questo bravissimo artista che ho scoperto essere una grande persona, che è diventato anche un amico quasi all'istante, che è Virginio. Devo dire, noi stavamo appena pensando a un po' a qualche nome da tentare e ci stavamo per mettere in moto per cercare proprio l'interprete e il musicista, e invece è stato lui a trovare noi, nel senso, un giorno mi trovo nel mail, ci siamo visti e è scattato tutto subito. Mi dispiace quasi di aver parlato io di Parole Liberate, perché vi assicuro che Virginio lo fa molto meglio di me ormai. L'ultimissima cosa, io davvero voglio abbracciare ancora qui Giuseppe Catalano, perché è l'autore di queste bellissime parole, e vorrei che fosse qui con noi. E devo dire che Virginio, nel musicare questo testo, ha veramente mantenuto una coerenza, un'unità tra le emozioni, le vibrazioni di Giuseppe e quelle che ha riuscito a trasmettere. Vi devo e vi dobbiamo in un certo senso anche delle scuse, ma vi vogliamo spiegare anche perché è giusto che il vostro calore abbia anche questa spiegazione. Noi abbiamo eseguito, Virginio ha eseguito il brano Postscriptum a Opera questa mattina, perché era una situazione chiusa e perché tutto è partito da lì, dai detenuti, con i detenuti, e ci sembrava giusto e doveroso che tutto ripartisse da lì, chiudendo un cerchio e riaprendolo. Però siccome, insomma, stiamo lavorando per un mega maxi super lancio di questo brano, proprio perché il messaggio possa passare e possa raggiungere quante più persone possibile, noi non la eseguiamo qui oggi, Virginio non la esegue qui oggi, perché altrimenti, diciamo, se circolasse il video, la cosa, eccetera, potrebbe creare dei problemi per quello che è l'obiettivo che abbiamo. Quindi vi ringraziamo per il vostro affetto e per la vostra pazienza, e credo che questo piccolo sacrificio che vi chiediamo oggi valga veramente la pena per gli obiettivi che speriamo di raggiungere. Lascio la parola a Giuseppe, scusate la lunghezza, grazie tantissimo a tutti. No, perché l'ho scritta io, ma vi assicuro che Virginio l'ha musicato in un modo stellare. E più, e complimenti ancora ai ragazzi e a tutta l'organizzazione, allo splendido lavoro, allo splendido spettacolo che hanno preparato, davvero complimenti.